video per il tubolare per fare la costa a due diritti e due rovesci. Io ho avviato la metà dei punti con filo diverso i ferri della maglia, perciò non quelli del bordo. Uso quelli della maglia perché poi questo tubolare, questa metà dei punti deve raddoppiare, perciò ho bisogno di morbidezza. Ho lavorato per 5 ferri rasati, vedete, e sono rimasta col rovescio verso di me. A questo punto lavoro il primo punto a rovescio sul ferro, eccolo, e tiro su il primo diritto da sotto. Questo, anche se io faccio la costa a due diritti e due rovesci, vedete il primo, l'anello, il primo anello che c'è, ci punto dentro la punta così, lo tiro su da sotto, possibilmente senza dividere la lana, ecco, e lo lavoro a diritto. Poi metto il filo a rovescio e ne lavoro due a rovescio sul ferro. E due li tiro su da sotto a diritto, ecco qua, li tiro su e li lavoro a diritto. Così fino alla fine del ferro. Due a rovescio sul ferro. Una giornata molto secca, perciò tutto tende a scivolare via, ecco, e due li tiro su da sotto. A me piacciono i tubolari belli stretti, perciò lavoro abbastanza stretto. Devo stare attenta a non perdere i punti mentre faccio questo lavoro, come tutti ovviamente, ecco qua, e vado avanti così. Eccoci arrivati alla fine, abbiamo due punti da tirare su da sotto e lavorare a diritto, eccoli qua, uno e uno, due. Ed ecco l'ultimo punto a rovescio sul ferro, gli ultimi due a rovescio sul ferro e l'ultimo da tirare su di sotto, eccolo qua. Adesso giriamo, andiamo a vedere la situazione che ci si presenta davanti, perché rimarrà un po' asimmetrico proprio per via che iniziamo col primo a rovescio sul ferro, ma andiamo a vedere. Allora, abbiamo un punto a diritto, uno rovescio, poi due diritti, due rovesci, 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 due diritti e uno a rovescio sul ferro. Io questa situazione ovviamente la devo aggiustare, perciò avrei bisogno di renderla simmetrica, o aggiungo un punto in fondo e a diritto, perciò poi così lo metto in cucitura e sarebbe la cosa ideale, oppure tolgo questo qui a sinistra e mi rimangono due punti rovesci dai lati, uno di qui e uno di qui. Io preferisco aggiungerne uno, perciò lavoro questo punto, ma prima
aggiungo un diritto, cioè lo lavoro e lo rilavoro a rovescio. Eccolo qua. Praticamente ho creato un punto in più. Perché preferisco così, oppure addirittura lo tiro su da dietro, ma diciamo che così mi va bene. Poi io metto tutto questo in cucitura e nascondo questa cosa, perché mi rimane in questo modo. Poi a seconda quanti punti abbiamo, noi praticamente possiamo decidere se aggiungerne uno a destra o toglierne uno a sinistra, insomma praticamente ci aggiustiamo il tiro quando abbiamo finito il lavoro. Vedete, questo io potrei benissimo farmelo andare in cucitura. E l'angolino mi va a posto. Altrimenti, vi dico, quando arrivate qua in fondo, prendete assieme a rovescio questi due e via. Però il tubolare che avete è stupendo perché è un tubolare che, vedete, ha direttamente la costina 2-2 sotto. Non nasce la costa 2-2 da un bordo, da un tubolare 1-1. Perciò ha la sua valenza alla fine. Magari bisogna aggiustare un attimo in maniera machiavellica all'inizio. L'escamotage si trova all'inizio per mettere a posto il laterale, però guardate come vale la pena di avere un tubolare che fa direttamente la costa 2-2. Ovviamente andate a vedere dietro, poi prima di finire il lavoro, se avete tirato via giusto, avete tirato su giusto gli anelli, perché dovete disfare un pochino per vedere se vi si apre o no. Però mi pare che sia tutto a posto, anche perché se prendete bene il primo anello viola sotto e non tirate su quelli di colore di contrasto, il tubolare viene bene in maniera garantita, ecco. Sì, è tutto a posto. Ecco, voilà.